La copertina firmata dal nostro Alessio Milone, si parla di mercato, si parla di Inter, per analizzare ovviamente gli aspetti del presente e del futuro. Buonasera, ben ritrovati nello studio 1 di Milano di Sport Italia, canale 60 del digitale terrestre, 225 di Sky. C'è la sosta, c'è la nazionale, ma si guarda avanti e ovviamente non ci si ferma mai, anche se poi il campionato si ferma sempre sul più bello quando si prende la rincorsa. Parleremo ovviamente in questa serata anche di diversi aspetti molto importanti. Torneremo sull'intervista in esclusiva qui nei nostri studi con Valentina Battistini, con l'ex numero uno della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti, Carlo Tavecchio, che è stato ospite anche con delle lacrime per ovviamente aver analizzato quello che è stato un percorso familiare importante. Comunque abbiamo seguito l'intervista in prima serata tu per tu con Carlo Tavecchio, con Valentina Battistini, e risentiremo alcuni pezzi, frammenti di questa intervista in esclusiva proprio nei nostri studi con Tavecchio. Vado subito a salutarlo perché è pronto Gianluigi Longari. Buonasera Longari, ben ritrovato. Ciao. Buonasera, buonasera a te Michele, buonasera ai nostri telespettatori e agli ospiti che sono con noi. Oggi avremo modo di parlare molto anche di calciomercato e ci sono degli indizi che arrivano anche attraverso i social network che sono piuttosto eloquenti rispetto alle possibilità in tal senso, sia a breve che a lungo termine. Per esempio, questo è il profilo Instagram di Agustín Jiménez, che è il procuratore di Eduardo El Toto Salvio, attaccante argentino del Benfica, il cui contratto con il club lusitano vedrà la sua scadenza al termine della stagione in corso. Quest'oggi si è taggato nella sede dell'Inter, probabilmente per discutere anche dell'eventualità di un trasferimento a parametro zero del suo assistito al club nerazzurro. Salvio è un giocatore che l'Inter ha già valutato nel passato quando giocava nella Lanús in Argentina, poi ha avuto dei trasferimenti in Europa che non hanno destato grande scalpore. Al Benfica sta facendo molto bene, potrebbe essere una soluzione importante per l'Inter del futuro, con un affare a costo zero che andrebbe a ricalcare gli altri che l'Inter sta cercando di grazie portare a termine con Marcial. Si parla di Inter, si parla naturalmente tanto anche della vicenda Marotta. Mi fai un bel pastone, perché l'Inter, che non dico copiare perché sarebbe un termine brutto, però l'Inter che vorrebbe ripartire dal progetto Juventus. Si parla di stadio, si parla di mercato, si parla di un progetto a 360 gradi proprio con Beppe Marotta. Pedulla da Roma. Ma intanto per quanto riguarda Marotta abbiamo poco da aggiungere, se non che le cose formali famose per il nero su bianco su una storia che noi abbiamo raccontato il 2 ottobre sera e che si svilupperà credo prima di dicembre, però vedremo sulla tempistica. Avevamo parlato di un contratto triennale, probabilmente sarà triennale, avevamo parlato di cifre. Lui è pronto, è stato metabolizzato e accolto nel migliore dei modi. Partirà un mercato. Devo precisare una cosa, con tutto il rispetto per chi scrive o dice che Marotta sta facendo mercato: non è vero. Marotta non sta facendo mercato, Marotta non può fare mercato, Marotta è troppo corretto sotto questo punto di vista, perché sa che il mercato all'Inter lo fa Ausilio e sa in modo particolare che non ha firmato. E non avendo firmato non può fare mercato. Però Cellino ha detto una cosa molto importante in una intervista a Tutto Sport, pubblicata stamattina, ha detto Marotta è stato l'unico che è andato pesantemente su Tonali senza fare una proposta, e credo che questa possa essere una traccia da seguire quando si insedierà. L'Inter non può prendere extracomunitari a gennaio, quindi chiariamo e ribadiamo il concetto di ieri: Herrera può arrivare a parametro zero se arriverà da luglio in poi, e il mercato di gennaio sarà un mercato, a parte eccezioni o sorprese, di preparazione per giugno. Vulpis. Arriva Marotta, sta per arrivare Marotta all'Inter. Nino Minoliti della Gazzetta dello Sport: l'Inter può emulare il progetto bianconero? Solo con un uomo? Ma allora, l'Inter sta cercando pezzetto per pezzetto di colmare il gap che la separa dalla Juventus, e certamente l'arrivo di Marotta, anche se non si tratta evidentemente di un giocatore, ma parliamo di un grande manager, di un grande dirigente, va in quella direzione, anche perché diciamo sottrae tra virgolette, perché in realtà non l'ha sottratto visto che se n'era andato, ma insomma ti assicuri uno degli uomini che sono stati fondamentali, no, nella rinascita bianconera. Tuttavia, se mi permettete, volevo fare un ragionamento 5 secondi, un pochettino più ampio, perché occorrerà che prima o poi le squadre che inseguono, cioè l'Inter, il Napoli, la Roma, il Milan, cioè, facciano un colpo veramente decisivo, perché altrimenti che cosa succede? Che tu prendi Marotta e, che ne so, prendi Nainggolan, ma se quelli prendono Ronaldo e Emre Can e una volta è quell'altro, cioè, tu fai un passettino o un passo e loro ne fanno uno e mezzo o due, cioè la distanza non... Alla fine è come la famosa
parabola di Achille e la tartaruga, che il paradosso che la tartaruga Achille non la prendeva mai, e così sembra che tu alla fine la Juve ce l'hai lì a un passo e non la prendi mai. Il supplizio di Sisifo. Insomma, mi sembra che... Posso andarmene alle 23? Si vede via, io sono andato via. Io me va, Alfredo! Posso tornare domani? No, la, la tartaruga io mi portavo avanti, siccome non riesco troppo avanti, Nino, ci vediamo domani sera. Ci vediamo domani sera, io e Pedro ce ne stiamo andando, la Belussi ovviamente. Resto, qui, io resto. Cioè, lei resta. Giancarlo Padovani, arriviamo subito con Vulpis e il direttore Preti, però in questo momento l'Inter è una squadra che sta facendo un buon lavoro, l'ha fatto con il mercato, ma no, provoco. Ma non crea una confusione il fatto, una volta avevi Sabatini, una volta avevi Branca, una volta avevi Chia, e questo povero Ausilio, una volta che ha fatto il mercato da solo l'ha fatto bene, poi gli metti il tutor e lo sbaglia, perché ovviamente non ha possibilità di manovra. Perché Marotta in questo momento potrebbe essere l'uomo giusto per l'Inter? Rispondimi. Perché Zhang è straniero, perché Zhang conosce ancora poco l'Italia, perché Zhang nel frattempo è diventato presidente, perché Zhang ha bisogno di un, forse lui, di un tutor, adesso non esageriamo, ma insomma di un grande dirigente che gli faccia da contraltare, da contrappeso, oppure lo sorregga, lo sostenga. Ma il mercato chi lo fa? Ausilio. Per siamo me sicuri? Non c'è nessun dubbio. Sicuro è ma morto, che sai che sicuro è morto. Alfredo e poi Preti? Ma per me, io non, l'abbiamo ripetuto, anzi io sono stato anche logorroico, l'ho ripetuto tante volte. Io non vedo un conflitto di interessi, c'è il primo Zhang come il primo Agnelli, Ausilio ha maturato l'esperienza di Paratici, però la convivenza tra Marotta e Paratici è stata una convivenza perfetta, quindi non vedo problemi sotto questo punto di vista. Anch'io sono d'accordo con Alfredo. D'accordo, Nino? Sì. Preti? Sì, penso anch'io. Io credo che sono due figure che si possono complementare, ma non sono di disturbo. Beppe ha lavorato molto bene con Paratici, io credo che lo possa fare anche con Piero. Avendo una buona esperienza, soprattutto a livello tecnico, io credo che sono due figure che possono dare molto all'Inter e creare delle sinergie importanti. Spes, cambia San Siro, nel frattempo però bisogna... San Siro è diverso dallo Juventus Stadium, sono logiche e dinamiche completamente differenti. Se mi permetti, allora, sul tema Marotta c'è anche da fare una considerazione. Se stai notando, alcuni manager della Juventus stanno andando in altri club, non c'è soltanto Marotta, c'è anche Francesco Calvo, che è stato uno dei principali gestori soprattutto di Juventus Stadium, che ha fatto una bella esperienza a Barcellona e adesso è alla S Roma come responsabile di tutti i ricavi commerciali. Tema stadio, devo dire che in questo paese manca sempre un pizzico di coraggio, come secondo me, e lo dissi sin dal primo giorno dell'inaugurazione, la Juventus meritava, anzi la tifoseria della Juventus meritava uno stadio molto più grande, almeno da quantomeno da 60.000 posti, e non si è mai capito perché non si potesse fare già all'epoca. Oggi vedere San Siro bellissimo, ma comunque in una versione ampiamente riammodernata, ampiamente ristrutturata, ma dico, una città come Milano, così come Roma, non ha diritto ad avere uno stadio completamente nuovo con altri canoni e altre caratteristiche. Cioè, quando si va a intervenire comunque su uno stadio come questo o come altri, vedi l'Atleti Azzurri d'Italia, comunque si parte da una base che già esisteva. Cioè, noi abbiamo bisogno di stadi completamente nuovi. Poi nella situazione attuale va bene, andiamo pure sul riammodernamento intensivo e massivo, però mi sembra che come al solito manca un po' la manina dei soldi e dall'altra quello del coraggio politico. Chi vince è sicuramente il comune, che si continua a portare a casa il suo canone, che alla fine i presidenti dei club in Italia rimangono comunque tra virgolette ostaggi dei sindaci, questa è la verità. Sì, in questo momento no, ma è così, è un dato di fatto, cioè, non... Torniamo sul mercato, Alfredo, perché ci vogliamo avvicinare a gennaio. Inter, Milan e Juventus, una panoramica, ma soprattutto no, fatti concreti prima di andare a vedere i giovani fenomeni che fanno impazzire un po' anche le big italiane, ma in generale quelle europee. Alfredo, ma sarà molto divertente questa cosa di Marotta, perché ricordiamo un particolare: quando la Juve ha provato, col grande rapporto che ha, che aveva e che avrà con il Cagliari, a prendere Barella, alla valutazione di Barella
era di 25 milioni. La scorsa estate Barella non te lo davano per 35 e adesso non ne bastano 40. E Marotta è stato il primo ad andare su Barella, l'Inter alla Juve, l'Inter è stata l'ultima e Giulini con la sponda del ragazzo che non ha mai creato problemi al Cagliari e ha sempre detto resto qui, ha rinviato. Adesso Marotta all'Inter, credo che ricordando il primo Marotta che lo voleva alla Juve, immaginando che l'Inter su Barella ci vorrà tornare, è un argomento molto molto importante. Oltretutto Barella non è interista ma ha una famiglia di interisti, il suo modello è Stankovic, credo che partendo da 40 milioni quando l'Inter potrà spendere, magari portandosi avanti con il lavoro e cercando di anticipare la concorrente a gennaio, sarà un argomento che dovremo seguire. Però, gennaio la Juve non mi aspetto grandissime cose, Michele, perché se Emre Can sta bene la Juve cercherà l'occasione e lavorerà molto per giugno. Minoliti della Gazzetta dello Sport, possiamo dire che oggi forse Barella e l'Inter non per gennaio ma per giugno sono dei promessi sposi, sono di fatto molto sicuramente, molto vicini. Sicuramente è giusto che sia così. No, sicuramente è un giocatore che non è soltanto nell'orbita nerazzurra, è qualcosa di più, cioè un giocatore anche che rappresenta un obiettivo chiaro dell'Inter. Dopodiché, per completare quel ragionamento che avevo iniziato prima, sempre a proposito di mercato, io stavo riflettendo adesso che tutti i cicli, o comunque quando si è interrotta il dominio della Juve nel campionato italiano, che ciclicamente ha dei momenti, delle fasi di interruzione, è coinciso con situazioni in cui le altre squadre trovavano un grande campione, un faro, uno o più grandi campioni. Cioè Napoli di Maradona, la Roma quando prese Falcao, il Milan degli olandesi, l'Inter prima con Ronaldo il fenomeno, anche se non vinse lo scudetto, poi successivamente comunque cominciò un testa a testa. Allora è chiaro che noi ci riferiamo a giocatori come Barella che hanno un grande avvenire, però ripeto, qui ci vuole un salto di qualità, cioè se vuoi andare a sfidare una squadra, nel senso se vuoi giocartela fino alla fine con una squadra che prende Cristiano Ronaldo e che due anni prima e Higuain, esatto, devi andare, devi, come possiamo dire, non so se sei d'accordo, ma insomma devi alzare l'asticella, devi metterla su un'altra. Che Marotta a questo serve, certo, cioè non a fare mercato ma alzare l'asticella complessivamente. Sì, complessivamente. Di una società che ha ambizione. Sì, spesso e volentieri quando i giocatori che sono con le loro nazionali hanno la possibilità di parlare ci sono degli equivoci. In questo caso però l'agente di Lautaro Martinez ha cercato in qualche modo di dare un colpo al cerchio, uno alla botte, parlando della situazione del suo assistito in maglia nerazzurra. Non lascerà l'Inter a gennaio perché qualcuno aveva anche parlato di un'ipotesi di prestito al Racing di Avellaneda. Ha detto che però nessuno altresì ha chiamato dall'Inter per rinnovare il contratto del giocatore che comunque è appena arrivato, è convinto al 100% di restare all'Inter, è felice, non va via. Poi per me parliamo di un grande giocatore, non di una scommessa, i suoi compagni di squadra sono forti ma lui ha già dimostrato di poter essere importante, è difficile vedere uno come lui con le sue caratteristiche in panchina. Ci riferiamo comunque vada al titolare della nazionale argentina.